E buonasera a tutti quanti, buon anno! Buon anno! Giovedì 9 gennaio 2020, la che prima bello, puntata dell'anno nuovo di Poltronissima con Luca e Max in diretta qui dagli studi di Rete 7, le 20.04. Ciao Mazzone! Ciao Luca, sei precisissimo! Ma sai che mi piace tutto questo, come sempre sul canale 12 del Digitale Terrestre, ma anche 825 di Sky, ma anche sul mondo social di Rete 7. Ma certo, dovete uscire di casa così, adesso! Potete ancora seguirci su Facebook e su YouTube. È vero, sulla pagina Rete di Rete 7. E ci trovate. Eh sì, e poi potete scriverci perché abbiamo un numero di WhatsApp fantastico che Max ormai ha imparato a memoria. 348 80 40 254. Intanto ringraziamo il pubblico per tutti i messaggi che ci avete mandato, gli auguri, grazie davvero. Spero che abbiate passato delle buonissime feste, un buon inizio anno. Li vedo sono carichi. Tutti belli allegri. E oggi poi lo saranno ancora di più perché abbiamo una puntata ricchissima, Maxone, perché partiamo col botto, come si suol dire. Certo. Insomma, lei gliel'avevamo promesso. Lei è una cara amica di Poltronissima, ma è una cara amica di Luca e Max, ma una cara amica vostra. È bellissima, bravissima e umile, cosa che non guasta. E lei è Greta Malengo. Ciao Greta! Ciao Greta! Ma che bello che sei qui con noi! È un piacere immenso. Madonna, quanto è bello. Noi siamo felici. Che bello, qui in diretta, a me piace dirlo, alle 20.05, Greta. Già, i fuochi artificiali... Le ho portati lei. Meglio di così. Ci piace. Ma sei molto affascinante. Certo. Sappiamo che sei anche fidanzata. Vabbè, poi la approfondiremo. Questo chi lo sa purtroppo. Vabbè, insomma, succede. Senti un po', Greta. Allora, tu sei attrice, modella, ma sei anche studentessa. Diciamo, dico, prima di tutto studentessa. Vero. Studentessa soprattutto, devo dire. Ultimo anno del liceo, maturità. Come sapete tutti, la maturità. Liceo Germana Erba, Salutiamo tutta la famiglia Mesturino, che è nel nostro cuore. Sempre perché ci dà la possibilità. È un'ottima persona, vero, soprattutto. Vero, fantastico. Sì, è vero. Senti un po', ma allora che cosa vuol dire frequentare il liceo Germana Erba? Perché insomma è un liceo, ricordiamo, di tipo coreutico, teatrale, insomma. Guarda che primo piano che ti fa il nostro regista Alberto. Che primo piano. Grazie. Ma cosa dire? Allora, il liceo Germana Erba è un liceo bellissimo, dove ti dà la possibilità di studiare le materie normali, anche le materie come danza, teatro e canto. Io sono entrata che ero piena di emozioni. È quell'immagine tua. Sono proprio io. Sono entrata che ero carica. Okay. Non conoscevo nessuno, ho detto io qua devo fare qualcosa. Dopo 20 giorni sono stata presa per fare il Piccolo Principe. Favoloso. Quindi io ho dato il meglio di me stessa. Ma com'è nata l'idea però, Greta? Perché insomma, guardate questa foto, se non è... Lei ha 18 anni e io ci tengo a dirlo. Ragazzi. Ma si vede, una Lolita stupenda con una freschezza invidiabile. Sì. Com'è nata l'idea di fare questo tipo di liceo? Sì, questo tipo di percorso. Anche di percorso. Che cos'è che ti ha spinto? Ah, io ho sempre avuto questa passione, devo dire. Da quando guardavi i cartoni, volevo essere dentro i cartoni per poter recitare. Quindi devo dire c'era il grande sogno di Maya. Tu l'hai mai visto, grande sogno di Maya, come cartone? No. Perché noi siamo un po'... Lei voleva fare l'attrice, devo dire. Guardalo se ti capita. E quindi volevi già stare sul palco. Sì, esatto, mi piaceva l'idea. Andavo a teatro, poi ho sempre fatto danza, stare sul palcoscenico proprio mi faceva sentire a casa, come tuttora devo dire, perché... Direi. Sì. Quindi niente, da lì ho voluto iniziare, grazie alla mia famiglia. I primi messaggi, bellissima e brava Greta, in bocca al lupo per il tuo futuro che sarà sicuramente splendido. Mary Miki, come sempre puntuali, buon anno, un bacio. L'affetto del pubblico per Poltronissima è grande, davvero un bocca al lupo, viva il lupo perché lo meriti. Anche perché queste passioni vanno coltivate, però vanno coltivate quando anche alle spalle c'è una famiglia che ti appoggia. Assolutamente. Perché la famiglia è importante. Sì. Grazie alla mia famiglia sono riuscita a portare avanti, diciamo, il mio percorso che sta ancora continuando. Certo. E ho incominciato, continuato con danza, poi sono entrata dentro questo liceo che mi ha dato la possibilità, fin dopo i 20 giorni, di salire su un palcoscenico, poter recitare, fare la Rosellina nel Piccolo Principe, che è un personaggio molto bello, fantastico, dal mio punto di vista. E poi la cosa bella è che ho subito ripreso il Piccolo Principe negli anni successivi, quindi non è stato l'ultimo anno, ma l'ho portato avanti molti anni, quindi è stata una bella soddisfazione. Diciamolo. Però insomma, quando io parlo della famiglia, insomma, oggi in studio respiriamo l'aria anche insomma di famiglia, salutiamo perché qui dietro le quinte abbiamo mamma e nonna, insomma, mamma Luana e nonna Silvana, siamo molto contenti di questo perché questo è il bel rapporto e grazie di essere assolutamente qui.
qui perché è molto bello, c'è una bella emozione, una bella atmosfera. Bene. Ma quindi anche approvare questa scelta da parte del genitore non è sempre così scontato, senza nulla togliere, perché spesso noi ne parliamo anche con chi ha fatto questo percorso. Gli è un lavoro, ma è sempre facilissimi. Greta, sei la numero una, Alessian Family. Ti emozioni. E guarda, la diretta è così, 20.09. I messaggi del nostro pubblico sono tanti. È bellissimo, cioè è proprio un'emozione. Sì, no, è molto bella, è molto bella. È come stare sul palcoscenico, vedi? Giuro. Esatto, bene, bene. Ci fa piacere, ma soprattutto poi grazie come sempre anche a Rete 7 perché che ci permette tutto questo. Perché il calore proprio degli spettatori sì, si sente. Arriva, sì, arriva attraverso quello schermo. No, dicevo però, guarda, leggilo, vedi ragazzi, qui i messaggi sono tanti. Leggilo tu, Greta, vai. Mi viene da piangere. Dai, te lo leggo io. Amica mia, sei bellissima. Forza e coraggio che i tuoi sogni si realizzeranno da sempre con te dall'asilo. Chiara. Chiara è fantastica. Lei ci conosciamo da quando ho 2 anni. Sì. E ancora adesso. Ecco l'emozione di Poltronissima che amiamo, vedi? Sì. Questo è. Perché Poltronissima, tu lo sai, perché ci conosci già da tempo, ci conosce il mondo del teatro e vivere le emozioni fuori. Sì, guarda che bello. Però sempre emozioni di gioia. Vere, ma poi vere sempre di gioia. Vere bello. E di gioia. Ci emozioniamo anche noi oggi, dai. No, dicevo, il fatto di avere una famiglia che appoggi anche queste scelte non è scontato. Sì, no, assolutamente. Però sono stata molto fortunata, devo dire. Vero. Poi i miei sono vero. Persone molto aperte, quindi... Ragazzi, guarda, oggi è così. Ragazzi, bentornati, mi siete mancati. Anche tu, Cristina! Anche tu, Cristina ci prepara sempre dei manicaretti fantastici al Politecnico, che salutiamo tutta la banda del Politecnico. Tutti quanti! La mensa fantastica, che ci dà veramente un calore grande. Oggi siamo emozionati anche. Oggi sono Veramente, oggi è una giornata. Sarà l'inizio, diciamo, sarà l'inizio, dell'anno Greta, nuovo. Sarà l'inizio. Porta bene. Porta bene, perché le emozioni danno forza, energia e ci rendono umani, ragazzi. Quindi il fatto di avere una famiglia importante che appoggi anche queste scelte che alle volte, insomma, come dire, possono risultare un po' ardite, no? Dici, ma no, ma perché fai un percorso normale, più tranquillo? No, è un percorso questo che fa crescere tutti, quindi un grande applauso. Però bisogna dire che negli occhi, almeno io oggi, quando lo incontrate, negli occhi della mamma e della nonna c'è la gioia di vedere la felicità. Sì, no, di Greta. Questo è vero. Vabbè, la mamma la conoscevamo già, ci segue. E devo dire, la nonna. Che nonna! Ragazzi, ma che mamma, ma che nonna! Cioè, capisco perché. Capisco. Lei... Capiamo. Allora, ragazzi. E dovete vedere mio papà allora. Ah, mamma mia. Mica niente male. Mica niente male. No, però devo dire, questo è molto bello. Non c'è solo bellezza, c'è tanto talento e l'hai dimostrato. Insomma, il 12 luglio del 2019 c'è stato un evento non da poco, Infatti. Cos'hai vinto? Una bella fascia, ho vinto una bella fascia, cioè, una ragazza per il cinema Piemonte 2019. Era, noi tra l'altro lo presentavamo in quell'occasione, una grande emozione, è stato molto bello. Ero super emozionata. Sì, sì. Ma non ricordo... avevo neanche detto il titolo del Me lo ricordo che me lo chiedevi nel dietro le quinte, quindi non mentiamo. Ma noi ce la siamo cavata. Sì. Se la regia ci agevola, io vedrei qualche immagine, però, insomma, di qualche spettacolo teatrale, perché devo dire, a 18 anni, ma questa ragazza ne ha fatti già tanti. Così magari ci ricordi qualche aneddoto durante questa bella diretta delle 20:12, perché poi fra un po', insomma, c'è il collegamento alla grande con un personaggio che, insomma, arriverà tra poco. Sì, vediamo la prima guarda, ecco, i Rudens. Insomma, o Rudens, che dir si voglia, sì, esatto. È il primo spettacolo che ho fatto con la compagnia di Torino Spettacoli. Sì. Quindi ero piccolissimo, facevo seconda superiore, insomma. Bello. Sì, seconda superiore. Ed è stato, diciamo, una scoperta, perché io sono arrivata lì dove erano tutti professionisti, non ero, cioè, ero un po' spaventata, ma loro sono stati bravissimi perché mi hanno messo subito a loro agio. Quindi vedi? Che è bello. Proprio una famiglia, sono proprio una famiglia. Che bello tutto questo. Ecco, ma l'emozione come la riesci a contenere quando ce l'hai sul palco? Ma è molto strano, perché sei dietro le quinte, tutto emozionato, oddio, cosa faccio, devo andare in bagno, cosa devo fare? Arrivo sul palco. Ti passa tutto. Tutto. Passa tutto. Vero? Ma una magia proprio. Come stare qua a Rete 7 con Poltronissima. Vabbè, ma c'è la voglia, l'energia di mettersi in gioco, di far divertire. E qua ne vediamo un'altra. La seconda. La seconda. Vedi che, insomma. Sempre con gli stessi personaggi. Sì, certo. Tedesco. Sì, grandi. Letto, tutti amici nostri anche. Tutti. Queste tre dracme mi sembrano un po' però tarocche. Assomigliano un po' all'euro, ma... In effetti, ma vabbè, dai, diciamo, bisogna modernizzare. Brava. Diciamo. Bella anche questa commedia, vero? Sì, insomma. Molto bella. Divertente. Molto divertente. Ci piace assolutamente, ma devo dire, ogni volta l'emozione di stare sul palcoscenico è molto bello, perché, ecco, guarda qui, devo dire,
Anche i costumi sono sempre molto belli. Sono bellissimi. Sì. Sono bellissimi. Niente da dire, poi sono sempre assolutamente stata fortunata, molto belli. Ha davvero ottimi costumi. E poi ce n'è un'altra però, insomma, commedia che è nel nostro cuore, ma credo anche tanto nel tuo. Eccola, la commedia dei gemelli. Sì, oltretutto ha fatto a Capodanno. Ma Capodanno, 1500 persone. Sì, io sono uscita, non ci potevo credere. Mi sono preparata, che i miei capelli, questo tutto argentato, ho detto adesso usciamo. Ragazzi. Esco, sono rimasta incantata perché c'era pieno sopra, sotto, ovunque. Bellissimo, un'emozione che... Un'emozione grandissima, una vera festa, vero Greta? Una vera Questo è bello festa. Perché abbiamo visto le foto che sono state fatte, tra l'altro anche tutta la galleria era veramente... Sì, cioè è bello vedere questa passione, soprattutto poi il giorno di Capodanno, festeggiare a teatro è ancora più Capodanno, bello. Capodanno, esatto. Soprattutto Capodanno. Ma mamma, che cos'è ti dice? Ogni tanto ti critica per qualcosa? Assolutamente no, anzi sono io che magari Guardali. Mi critico e lei mi dice ma smettila, non criticarti. Ma su, basta. Vedi, la festa che comunque c'è, l'energia l'abbiamo vista. L'abbiamo vista, quindi sì, ecco. Questo è molto bello, una festa, ecco qui eravate al Teatro Gioiello, guarda, guarda lì il pubblico per... Ma poi è molto bello vedere i ragazzi giovani sì, della mia età o più piccoli che vengono a teatro e piace. Ecco, perché si deve venire a teatro? Da una ragazza giovane di 18 anni è molto bello come messaggio. Dal mio punto di vista il teatro fa crescere. Fa proprio crescere. Sì. Io vedo che ho 18 anni, quindi sono giovanissima, ma sotto certi punti di vista sono proprio cresciuta. Sì, ma si vede Greta. Si vede Greta. Cioè, succede anche al pubblico. Sì. Succede anche al pubblico, lo possiamo confermare. Quindi, sì. E poi è vita, emozioni ogni volta, anche rivedere uno spettacolo più volte, come diciamo, ci piace tanto. Ecco qua. Greta, sei fantastica, un abbraccio, Maele, zii, un abbraccio Bravi, grande da un parte nostra, ma noi. Soprattutto a Maele, grande, 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 grazie zii, vi vogliamo bene, vogliamo voi lo sapete, tanto. Tantissimo. Bello, bello. Vedi, ancora una volta la famiglia torna. Torna sempre. Sempre. Assolutamente. Questi sono valori molto belli. Sì, poi la famiglia è molto importante per me, quindi il fatto che loro mi vengano incontro, anche per il fatto che... Oggi arrivano tanti messaggi. Bravissima Greta, brava, bella, Ivana, simpatica, Beatrice. Umile, non ti manca nulla per raggiungere i tuoi obiettivi. Va avanti che così bella. Che bella grande. Ivana e Beatrice. Chi sono Ivana e Beatrice? Ivana era la signora che lavora con mia mamma e Beatrice è la sua bambina che è fantastica. Grazie di seguirci. Baci, baci da tutti gli amici di Poltronissime 17. E il pubblico cosa ti dice alla fine di uno spettacolo? Ma per fortuna mi ha sempre fatto complimenti, quindi io sono soddisfatta tanto. Poi sapere soprattutto anche delle persone anziane, che sono quelle che criticano un po' di più, lo sappiamo, certo. Ne hanno visti tantissimi. Esatto, bravo, hai detto proprio la frase giusta. Bello, quindi bello, ci piace tanto Greta. Il teatro è vita, il teatro sempre, è emozione, Luca, e devo dire sempre. Insomma da venerdì, quindi insomma da domani 10 gennaio, devo dire fino a domenica 12 gennaio, torna a Torino un grandissimo spettacolo per il secondo anno Luca. Di Repliche e Pesce d'Aprile, uno spettacolo bellissimo per la regia appunto di Cesare Bocci, con Cesare Bocci e Tiziana Foschi, e noi ci godiamo questo trailer bellissimo, perché sono immagini rubate proprio in esclusiva per Poltronissime, e poi arriva Cesare Bocci in collegamento con noi. Arriva. Io sono un attore. Me l'hai già detto. Però prima allevavo vitelli. Allevavi i vitelli. Ma ci siamo innamorati? Sì, andiamo a vivere insieme. Sì. Amore mio, io ho fatto nascere la figlia di Elisa di Ribombrosa. No, sto scherzando, amore. Sto scherzando. Senti, ma tu mi trovi brutta, stanca, sciatta, di la verità, No, assolutamente no, perché? Perché io mi sento sempre umidiccia. Sarà che sudo di più, mi esce il latte a tutte le ore, poi piango, per ogni cazzata piango. Non mi starà mica venendo la depressione postpartum. Non mi fate paura! Mi fate male! Da venerdì Fantastico. 10, quindi da domani fino a domenica 12 gennaio al Teatro Gioiello di Torino, tra l'altro una doppia replica domenica alle 21, Cesare Bocci e Tiziana Foschi, e adesso in collegamento c'è il nostro amico Cesare Bocci. Ciao Cesare! Ciao ragazzi! Ciao amico! Ciao, che bello Cesare, come stai?
Ma sto bene, sai che sto facendo? Mi sto mettendo il microfono perché fra poco... Fra poco sarai in scena. Capito? Vedi la diretta 20:19 così. Però domani finalmente ritornato sì. A Torino, secondo anno consecutivo. Senti di questa di nuovo con noi. Grande lo storia. Io, va bene. Che bello, cioè, una grande storia d'amore, un'esperienza di vita reale, toccante. Io devo dire, avete già sold out, non ci sono quasi più biglietti, Cesare. Ma ragazzi, ma Torino ci ha sempre accolto così, Non è una novità, anche lo scorso anno è vero. È stata così, Torino è una città che ama il teatro. È vero. E devo dire che ci ha dimostrato tantissimo affetto. Questo per noi è stato veramente una benzina per andare avanti e per tornare, perciò siamo felicissimi di tornare a Torino. Ma anche noi di riavervi. Voi avete visto, tanti la conoscono perché hanno letto il libro, una storia d'amore, come avete detto, una storia di forza, di resistenza, di conquista, una storia bella. Si esce dallo spettacolo sereni. È vero, lo confermiamo, guarda, devo dire ci è rimasta nel cuore questa storia e ogni volta ripensarla è per noi anche un momento di grande energia e domani ci saremo ancora come il pubblico, non vediamo l'ora di rivedere te, di rivedere Tiziana e di rivedervi in questo contesto nuovo del Teatro Gioiello perché l'anno scorso eravate al Teatro Erba, quindi insomma... bello anche questo. Sì, io sono molto felice. E il prossimo anno torniamo e andiamo all'Anfieri. Ma già questo allora devo dire, Cesare. Non è vero, la battuta. No, però Cesare, l'anno scorso ne avevamo parlato di questo, diciamo. E secondo me, visto che dobbiamo fare sempre repliche aggiuntive, facciamo che farne una grande, lo facciamo proprio dall'altro Alfieri, ci sta. No, Cesare, veramente, a parte gli scherzi, veramente siamo felicissimi di tornare a Torino perché il pubblico torinese è un pubblico attento, un pubblico critico, un pubblico abituato ad andare a teatro e se si diverte significa veramente per noi una grandissima soddisfazione. Ma quando ci sono spettacoli così, insomma, con attori come voi, ragazzi, è inevitabile. Quindi, insomma, il pubblico è attento, ma sa riconoscere la qualità e voi veramente ne trasmettete tanto. La grande qualità, l'energia, i bei sentimenti e soprattutto voi veramente lasciate una traccia di amore quando si esce dal teatro che è fortissima, grandissima. E poi una storia positiva, è comunque una storia positiva, Cesare, diciamolo, perché questo pesce d'aprile... È stato un pesce d'aprile difficile, però con la forza tua e di Daniela, insomma, tua moglie, che salutiamo. Sì, salutiamo. La storia, voglio dire, è una storia forte, una storia che, voglio dire, ha stravolto una malattia che stravolge la vita di due persone profondamente. Però poi, voglio dire, quello che ti fa uscire sereno è che... è il messaggio che arriva. Cioè, se ci uniamo, se... ci diamo la spinta, se chiediamo aiuto poi si superano tante cose, quasi tutte. Bisogna farlo perché la vita poi ci riserva sempre qualcosa di bello dietro l'angolo. Perciò non possiamo farci abbattere dalla malattia, dobbiamo rialzare e andare avanti. È vero. Ci fa uscire dal teatro sereno. Sì, che bello. Sì. Cesare, grazie. Noi ci vediamo domani, con piacere. Ti abbracciamo. A domani. Un abbraccio grande. Grazie di cuore a Cesare Bocci. Salutaci tanto Tiziana e anche Daniela, mi raccomando. Infatti, domani. A grazie domani. Cesare. Grazie Baci. Cesare. Ciao. Ciao amico, ciao caro. Greta, come vedi, sono belli i messaggi, bello soprattutto in diretta così alle 20:22 avere questi la possibilità di scambiare questi, e di promuovere il teatro a 360 gradi ed è bello, grazie davvero. Sì. Cesare risponde sempre bene. Sempre, vabbè. È un grande uomo. È un grande uomo, assolutamente. Ma si vede, devo dire, quindi... si vede, vero Greta? Allora, vai! Vederti in televisione è fantastico! Vai, Maxone. I tuoi sogni stanno diventando realtà. Sì. Baci, Sabrina e company. Sì, i sogni diventano realtà, è vero. Sempre. Perché Greta è determinata. Basta crederci. Crederci assolutamente, arrendersi mai, diceva qualcuno. In effetti tu sei arrivata anche a Roma, insomma. Ne parliamo un po' anche di questa avventura romana. Io adesso studio a Roma all'Actor Planet di Rossella Izzo, dove studio cinema. Quindi è un'esperienza bellissima, sono direttamente a contatto con le telecamere, quindi lavoro direttamente, diciamo, sul cinema. Sì, certo. La prossima settimana, infatti, andrò lì e lavorerò con Manfredonia a questo progetto che adesso lui ci esporrà, che non sappiamo ancora, però... Ah.
comunque qualcosa di interessante. Interessante secondo me. Sicuramente. Certo. Sì. Insomma, è un'altra bellissima collaborazione. Sì, io vedrei un po' ancora di locandine, perché qua il tempo sì. scorre inesorabile, ma non è possibile. Guarda, cioè, Luca, un po' io di locandine. Guarderei questa. Guarderesti questa qui? La ah, regia. Se ce la manda, sì, quella. Lì, proprio quella perché lì. Insomma, sì, devo sì, dire, sì, questo sì, è sì. stato un evento molto bello. E sì. i get, insomma, vi abbiamo anche fatto una bella intervista. Sì. La data unica del 28 di novembre è stata una bella serata di musical, bellissimo. Dance e teatro. Sì. È stata un'emozione immensa essere anche al Teatro Alfieri sì. con sì. tutta la scuola, la mia classe. È stato bellissimo, sì. devo dire. E soprattutto, insomma, era per finanziare delle borse sì. di studio. Ah, sì. Sì. Per sì. comunque sì. dare l'opportunità ai giovani sì. di poter esprimere ancora sì. di più loro stessi. Grandioso. Esatto. Questo, questo è bello. Questo è molto bello. Sì. Poi un altro bellissimo incontro che io so che tu hai nel cuore è quello con Fioretta. Sì. Ma è questo, grande Fioretta, ciao grande Fioretta. Fioretta. Ti aspettiamo a Torino presto. Prestissimo, eh. Che persona è, fantastica. Fioretta vero? È incredibile. Sì. Mi ha fatto crescere, ho fatto con lei una, diciamo uno stage di sì. due giorni. Sì. Sì. Dove mi ha fatto crescere sì. in maniera esorbitante. E lei è anche, diciamo, insieme all'Actor Planet, sì, perché lei certo, lavora sì, contemporaneamente. Sì. Adesso lei penso stia facendo degli spettacoli, quindi sì, non, sì, non c'è. Sì. Sta facendo Due donne in fuga insieme a Marisa Laurito. Sta fuggendo in esatto, questo momento. Però grazie fuggendo. A Mirella Rocca l'anno scorso Mirella siamo Rocca. Riusciti, che salutiamo la nostra sì. cara amica Mirella Ciao, Rocca. Mire. Insomma, lei devo dire è una grande bella persona. Sì. Perché poi insomma tramite anche Mirella c'è stata questa bellissima esperienza nella moda attraverso appunto anche Una ragazza per il cinema. Esatto. Noi abbiamo anche delle immagini proprio di quella bellissima occasione vero, in cui vero. Insomma il 12 luglio sei state incoronate, insomma foto cioè, molto ragazzi. Belle. Devo dire adesso la regia Alberto la sta, regia ne sta preparando delle, una bellissima, cioè, guardate questa che cosa non è, cosa se non è fantastica questa foto veramente magistrale, devo dire, direi. Hai un'espressione stupenda sì. e sei di grande effetto. Ragazza per il cinema, Una ragazza per il cinema era inevitabile. Non vince male, e la concorrenza non era poca, Greta, però hai ecco qua insomma devo dire questo è un momento delle esibizioni, me lo ricordo ancora sì. E sì. devo dire molto accattivante tra l'altro la foto di Luca McLaren insomma sì. molto bella, molto molto d'effetto, ed è stata una bella esperienza anche quella, perché unisce moda e talento, perché insomma però, eccola qua incoronata, eccola incoronata bella con la fascia. Mi ricordo tanto caldo quella sera sì. Caldissima, ma tanta gioia, tanta emozione sì, e abbiamo sì. forse anche la foto del momento in cui siamo tutti insieme, o la foto con Mirella sicura, ecco c'è una foto dove siamo tutti sì. insieme, c'è anche Mirella Rocca, c'è, e devo dire quello è un momento che noi abbiamo nel cuore, dove lì ti dissi ecco, bello, questo è un ricordo che insomma faceva molto caldo, eravamo stanchi sì. tutti ma felici, tanto come lo siamo felici. Credo stasera. Sì. Oh, male ai piedi coi tacchi, male... però avevo una gioia assolutamente, quindi compensavo col dolore. Vedi, ecco. Ma ecco, perché per essere belli un po' bisogna soffrire, vero? Ma dove è andata? E poi dove dopo? Sei volata poi alla fine grazie a questo? A Taormina, qua. Guardatela lì a Taormina. Mamma mia quanto pianto durante quel monologo. Beh, perché ragazzi, ho portato però... un monologo sulla violenza. Delle donne. E quindi ho proprio dato tutta me stessa, ho pianto, certo. Ma devo dire, Greta, hai fatto, cioè hai 18 anni, ma hai fatto già. Di tutto di più, e questo è un po' il futuro, perché direi. All'inaugurazione della Fashion Tea, insomma, eravamo insieme, qua c'è un bicchiere, quasi un po' un bel augurio, per che quello dici? Che succederà, sì, un tuo desiderio nel cassetto, abbiamo ancora, devo dire, non tantissimo, un piccolo desiderio allora, che ci vuoi dire, poter... quanto abbiamo più o meno, regia? Ah, beh, allora ancora qualcosina c'è, grazie. Poter continuare la mia strada, migliorando sì. sempre di più e diventando, sì. diciamo, sempre più bravo, meglio... diventando la migliore, perché bisogna Brava. Diventare migliori bisogna per fare questo in lavoro. Alto, esatto. Perché la concorrenza è però non perdere questa umiltà, questa delicatezza che hai, Greta, perché hai la determinazione, però a me piace questa freschezza che sì. hai, che non è così. Cioè, i 18 anni si respirano, ma perché, continuo a dirlo, c'è alle spalle una famiglia che sì. ha dato dei grandi valori. Bisogna dare il meglio per tirare fuori sì. il meglio da sì. se stessi sì. e esserne felici. Sì. Sì, tu ci stai riuscendo, eh. Senti, ma poi salutiamo anche la tua dolce metà. Lo salutiamo Matteo, ciao Matteo, ma che non abbiamo mandato una tua foto perché abbiamo detto vabbè, ma io la volevo quasi mandare. No perché sì. ha detto che lui insomma ci tiene la sua privacy. Vabbè, quanti bei messaggi. Beh. Sempre più fiera di te, continua con la tua determinazione, vedrai che ti porteranno lontano. Maria Antonietta e Mauro, assolutamente siamo concordi sì. con sì, voi sì, sì, che sì, emozione sì, oggi. Che bello Greta, vedi che è bello, io sono contento quando vedo queste emozioni perché si respira in questo Luca, studio. Luca, bisognava partire con il 2020 col in modo positivo, col botto, con vero. Tanta energia,
con tanta speranza, sì, che è quella che da lei di, sì, veramente, sì, verso i giovani anche, verso, perché magari giovani, anche ma le porte in faccia, verso i propri sogni, sì, verso i sogni, verso già, sogni. Ma anche i momenti in cui magari tutto è difficile, guarda qua che emozione, riuscite sempre a stupirci con le vostre interviste. Oggi Cesare Bocci, complimenti. Grazie Michele e Maria, grazie, grazie di cuore, siete voi che ci stupite perché avete un affetto grande. Sì. Allora, la puntata sta per terminare, io devo dire, volevo fare ancora tante altre cose, Greta, però insomma vola, il tempo vola, ma insomma le emozioni rimangono. Allora, sì, noi intanto ti ringraziamo, Greta, grazie di cuore, grazie, perché è stato bellissimo. La puntata poi la si potrà rivedere ancora su Facebook, sì, su YouTube, la condivideremo alla grande. L'appuntamento, direi, con Poltronissima è prossimo giovedì, di nuovo alle 20, precisi, sempre su Rete 7. Noi però adesso diamo poi la linea, perché ritorna da stasera Pallonape, già, con la nostra Marita Vallesio, la nostra cara, brava, amica. Brava Marita! E noi un'incursione l'andiamo anche a fare lì, eh? La facciamo? Andiamo... Eh sì, perché sì, ci vogliono, ci aspetti, facciamo un'incursione veloce lì. Devo dire, è sempre bello, sì, poter ripartire, bello. Ci mancavate, pubblico, ci mancavate, ci mancavano queste emozioni, ci mancava Rete 7, questa ci mancava gioia, questa allegria, lo studio, i registi, perché c'è sempre tanto affetto, sì, e quindi grazie come sempre di tutto quanto, grazie Greta, grazie a voi. A mamma Luana, grazie a Silvana di cuore di essere state qui con noi, ragazze, grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito, l'appuntamento è per giovedì, già, ma non dimenticate mai Poltronissima, la buona abitudine di andare a teatro, ma non solo, solo, ciao a tutti, buona ciao, serata, baci, baci.